Buonasera a tutti amici. Questo tempo un po' terribile della tempesta Filomena mi sta dando abbastanza lo spazio per dei video che a me piacciono tanto. E allora ho pensato una cosa. Un po' di giorni fa vi ho raccontato della Gomera, di questa isola così particolare delle Canarie. Beh, una cosa che però non vi ho detto e che è solo l'aggancio per raccontarvi questa storia secondo me molto bella di oggi è il fatto che la cima più alta della Gomera si chiama El Alto del Garajonay. E perché si chiama così? Gara e Jonay sono due nomi. Lei, Gara, una principessa. Jonay, lui, un principe. E la loro storia d'amore, purtroppo infelice come tutte quelle leggendarie, dà il nome a questa cima della Gomera. La leggenda narra che sull'isola della Gomera, fin dall'antichità, esistessero sette fonti da cui sgorgava un'acqua magica. Un'acqua magica perché donava particolari virtù, ma soprattutto, e questo c'entra più con la storia, la leggenda di oggi, perché se ti specchiavi nelle acque di queste fonti, potevi conoscere il tuo destino in amore. Se specchiandoti nelle acque di queste sorgenti, le acque stesse rimanevano limpide, eccetera, era un buon segno, avresti trovato l'amore della tua vita e avresti avuto una vita sentimentale felice. Se invece le acque diventavano torbide, mosse e succedeva qualcos'altro, beh, il tuo destino amoroso non era felice. Quel giorno la principessa Gara, proprio in prossimità, pochissimo prima dei festeggiamenti del Beñez Men, che era il Capodanno Guanche, era la festa più importante di tutte, quelle più grandi celebrazioni, i più grandi festeggiamenti di tutte le isole, questa giovane principessa, sognando l'amore ovviamente, si recò in una di queste sorgenti con le sue ancelle, tipica immagine bucolica che anche nel nostro immaginario collettivo si ritrova, e decise appunto di specchiarsi in questa fonte. E beh, che successe? L'acqua sulle prime limpida, chiare, fresche e dolci acque, le avrebbe definite Petrarca, cominciò ben presto a agitarsi, intorbidirsi, e strane figure un po' incandescenti si potevano intravedere in queste acque. Decise la principessa immediatamente di interpellare il saggio del villaggio, Tare Gerian, che le fece una profezia, me la sono scritta: fuggi dal fuoco o il fuoco ti consumerà. Nel frattempo, proprio in quei giorni, i Menseyes, quindi i sovrani, re Mense Menseyes di Tenerife, si recavano alla Gomera proprio per unirsi a questi grandi festeggiamenti per il Capodanno Guanche. E anche se la principessa tacque questa profezia così nefasta, pare che nell'aria, così tra la gente, voci di corridoio, il paese è piccolo, la gente mormora, ci fosse già un po' sparsa invece poi la voce di questa profezia legata al triste destino amoroso della principessa. Tra tutti questi Menseyes, in particolare il Mensei di Adeje, quindi Tenerife, decise quell'anno di portare con sé alla Gomera per questi festeggiamenti il suo giovane e a quanto pare bellissimo Jonay. Come vi potrete tutti immaginare, probabilmente, come un po' ci si può ricordare proprio davvero come il Romeo e Giulietta che si incontrarono, no? Durante i festeggiamenti scoccò subito l'amore. Beh, anche tra questi due giovani immediatamente scoppiò la fiamma della passione, dell'amore e del desiderio. Così certi entrambi dei loro sentimenti, decisero subito, durante i festeggiamenti stessi, di dare l'annuncio della nascita di questo loro amore e della loro volontà di coronare questa loro unione. Come forse potrete immaginare, nell'esatto istante in cui questi due giovani annunciarono agli astanti questa bella notizia, il vulcano Teide iniziò ad eruttare ed ecco che lingue di fuoco, spruzzi di lava, eccetera, cominciarono a essere visibili e spaventosi fin dall'isola della Gomera dove loro erano. Ovviamente i genitori dei due ragazzi, scusate, i vecchi del villaggio, tutti gli astanti pensarono subito alla profezia, no? Dell'anziano: scappa dal fuoco, il fuoco ti distruggerà. Ed ecco il fuoco del Teide a minacciare immediatamente tutti.
Beh, ovviamente il fuoco, sempre così raccontato come metafora del divampare della passione e del desiderio, è sempre raccontato come qualcosa di assolutamente distruttivo. E questo, loro erano la rappresentazione perfetta dell'acqua e del fuoco, queste due cose opposte che si uniscono. Lei, la principessa dell'isola delle sette sorgenti magiche legata al fuoco, all'acqua appunto, eccetera, e lui invece, il principe dell'isola dell'inferno, del fuoco, da cui si stava sviluppando tutto questo cataclisma. Ovviamente, quindi, i grandi, gli anziani, decisero che i due giovani andavano separati. Questo accadde immediatamente e altrettanto immediatamente il Teide si calmò. I Menseyes di Adefe e tutti gli altri tornarono a Tenerife, ma nella notte il giovane Jonai, disperato, non si dava pace, come so i giovani, lo sappiamo tutti, e che fece? Decide di buttarsi a nuoto e di farsi a nuoto la distanza Tenerife-La Gomera e la leggenda narra che alle prime luci dell'alba raggiunse La Gomera. Arrivato alla Gomera, ovviamente incontrò la sua principessa Gara. Insieme si recarono sulla foresta più alta dell'isola, la foresta del Cedro, e appunto la romantica leggenda narra che coronarono, almeno ci riuscirono per una volta, il loro sogno d'amore appunto all'ombra di un cedro, e solo che il padre di Gara, ovviamente, era già alla ricerca di questi due giovani. Li trovò e qui una cosa dal sapore vagamente giapponese, secondo me, perché sembra un harakiri. Pare che i due giovani si diedero la morte, appunto, un po' come Romeo e Giulietta, affilando le due estremità di una lancia, di un bastone ricavato proprio dal cedro, e si lanciarono in un abbraccio che li unì e li infilzò contemporaneamente. E fu così che trovarono insieme, juntos, la morte. Ovviamente tutte le grandi storie d'amore leggendarie, anzi mi piacerebbe fare una ricerca su quali non sono così, ma finiscono tutte molto male per gli amanti. Però la cosa bella di questa di storia è che appunto non avevo idea, ma la cima del Gara Honai è proprio l'unione di questi due nomi, della principessa e il principe che, sfidando le ire del Teide, delle lingue di fuoco e delle profezie, decisero, almeno per una notte, di amarsi. Beh, l'unica altra cosa con la quale per oggi vi lascio. Cavolo, che non si dica che alle Canarie c'è solo surf, mare, oceano, c'è un mondo da scoprire e per quello che mi riguarda, per me è diventata una missione.